E mi raccomando, spargete un po' la parola perché adesso in Freed stiamo promuovendo questa idea di creare più webinar, di avere più vodcast. Mi hanno detto che si chiamano così. Quindi podcast visivi con qualcuno che condivide le proprie esperienze. Perciò se ne volete vedere di più, fateci sapere che cosa volete vedere, fateci sapere se c'è qualche materia, qualche argomento particolare che vi interessa e spargete un po' la parola. Anche perché tra un po', adesso non ancora, ma tra un po', per vedere le registrazioni, toccherà pagare. Perciò sarà sempre gratis per chi è live, quello assolutamente free education, quello almeno ce lo teniamo, ma mi raccomando, spargete la parola che è sempre bene essere presenti, registrarsi e essere presenti al webinar, così poi lo potete vedere. Ok, nel frattempo, visto che può essere che ci sono dei nuovi utenti rispetto ad altri webinar, ricordo che questo webinar è portato da Freed. Per chi non mi conosce ancora, io sono Simon, sono responsabile di Freed Italia e altre cose in Freed. Oggi mi vedete un po' in un setting strano, non so, nel mio studio col mio sfondo blu e la faccia solo mezzo illuminata invece che tutta illuminata perché sono in vacanza, sono a Zanzibar, perciò sono un po' così. Ho lo studio portatile con me. Per il resto, stasera ci sono due professoresse, che sono Cristina Gallo e Diletta Di Battista, una professoressa di sostegno per la scuola primaria di primo grado e una, scusa, secondaria di primo grado e una professoressa di scuola secondaria di secondo grado. Oggi parleremo di soft skills e lascio a loro la parola per descrivere meglio e definire meglio cosa sono le soft skills, tanto, tanto necessarie nella scuola che magari non trattiamo così spesso. E magari oggi ci daranno qualche esempio di qualche attività che loro hanno portato in classe e come è andata, su cosa hanno lavorato e che collegamenti si possono fare. Do la parola a loro, perciò Cristina e Diletta, buonasera, benvenuta. Vamos! Ciao! Ci siamo, ciao, buonasera. Ok, c'è stata una sovrapposizione. Va bene, intanto grazie a tutti di essere qui. E ci tengo a introdurre Diletta perché, come ha già detto Simon, parleremo di soft skills e immagino che tutti sappiate di che cosa si parla, ma per chi non dovesse saperlo, stiamo parlando di quelle che a scuola spesso chiamiamo competenze trasversali, quelle che, se andiamo un po' a immaginare, sono problem solving, creatività, capacità di team working, comunicazione, intelligenza emotiva e oggi abbiamo deciso di iniziare questo percorso, se vogliamo chiamarlo così, con un argomento che per me Diletta è veramente bellissimo, importantissimo e che speriamo piaccia anche a voi. E quindi iniziamo parlando di empatia. E quindi io non mi dilungo oltre e do invece la parola a Diletta che vi illustrerà la sua bellissima attività. Ciao Cristina e grazie. Io ringrazio tutti per essere qui e inizio subito con le soft skills, che come diceva Cristina è un argomento di cui parliamo spesso, ma questa volta abbiamo deciso di scendere un pochino più sul pratico e mostrarvi concretamente, no, come cerchiamo di realizzare, di valorizzare questa competenza estremamente essenziale nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in classe. Io parto subito raccontandovi e illustrandovi innanzitutto la piramide dell'empatia. Questa, adesso la vedrete, eccoci qui. Questa si svolge in, viene, si realizza, un attimo, non so cosa è successo, si realizza in sei scalini, come potete vedere, ed oggi partiremo proprio dalla base, che riguarda il contagio emotivo. Innanzitutto vorrei spendere due parole, ma proprio due, su Carla McLaren. Lei è l'autrice di The Art of Empathy e ha dedicato gran parte della sua vita alla creazione di una teoria unificata sulle emozioni. Questa nostra autrice ha sviluppato un modello appunto unificato di sei aspetti dell'empatia, evidenziando tutti i processi e rendendoli, per così dire, accessibili o comunque facilmente comprensibili.
Secondo questo modello, l'empatia è formata da sei processi che sono separati ma comunque dipendenti l'uno dall'altro, e realizzando appunto una sorta di piramide delle emozioni che va dalla capacità più dalla capacità empatica più rudimentale, per così dire, a quella più elevata, e proprio per questo abbiamo scelto di partire dalla base. Questo è il contagio emotivo, che è un fenomeno per cui le emozioni possono diffondersi in maniera inconscia da una persona all'altra. Secondo molti studiosi, il contagio emotivo è appunto lo stadio, no, più basilare, più rudimentale, perché consiste nello sperimentare le emozioni degli altri in modo, in un certo senso, meccanico, automatico, ma nello stesso tempo anche istintivo ed inconscio. In un certo senso, come una spugna, tutte le emozioni, sia piacevoli che spiacevoli, delle altre persone. Che succede? Che troppa empatia è difficile da gestire. Infatti, ci sono professioni di cura come la nostra, quella degli insegnanti, ma anche quella degli infermieri, quella, penso ai dottori e penso a moltissimi mestieri che hanno necessità di imparare a ridurre un pochettino il contagio emotivo per poter fare al meglio il proprio lavoro e vivere in maniera serena. A noi invece sta il compito di portarlo in classe. La difficoltà, in un certo senso, è quella di mediare, ma occorre comunque aumentare la capacità di identificazione e di comprensione dello stato emotivo, per dirla un po' alla Goleman, no? La consapevolezza emotiva, per poter gestire le emozioni comunque in generale in maniera più o meno corretta. Fatta questa premessa, adesso vorrei passare un po' alla nostra lezione e fare insieme a riflettere su un'esperienza di lezione avvenuta e capire anche come dargli un taglio empatico, diciamo, realizzando un'esperienza che sia comunque autenticamente coinvolgente e che sia in un certo senso da esempio per poter essere utilizzata anche in diversi gradi e altre discipline. Eccoci qui. La lezione è partita in questo modo. Abbiamo provato a riflettere insieme alla mia classe, che è un quarto superiore di un istituto professionale e nello specifico un alberghiero. Abbiamo provato a riflettere insieme su un'esperienza di lezione e su un'esperienza personale che era inerente al loro futuro. Come si immaginano fra 10-15 anni e come poter realizzare i loro sogni? Qual era l'obiettivo? Sicuramente la comprensione di sé, l'apertura verso l'altro, la comunicazione, l'ascolto attivo e generare consapevolezza grazie ad una naturale evidenza delle potenzialità di ognuno e non di certo delle debolezze. Questa abbiamo innanzitutto svolto una matrice SWOT. Per chi non lo sapesse, si realizza in questo modo. Si identificano dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle minacce e delle opportunità. In questo caso, questa matrice SWOT è la mia e io da grande vorrei fare l'insegnante, E tra l'altro mi chiaramente. permetto un attimo di interromperti, perché la matrice SWOT, almeno nei miei studi di International Business, è utilizzata tantissimo e in realtà si può utilizzare in tantissimi aspetti della vita. Io l'ho utilizzata, ma mai per cose, diciamo, non ho mai utilizzato questa per emotività o per riuscire a toccare nell'ambito dell'empatia. Perciò molto interessante e può sempre essere utile, perciò se la insegnate già alle scuole superiori è già ottimo che poi magari si ritrovano all'università. Assolutamente sì, e ti assicuro che è veramente una bella esperienza. In questo caso, che cosa ho inserito? Ne cito giusto qualcuno per rendere l'idea. I miei punti di forza possono essere la mia passione per la materia e la mia spinta alla crescita professionale, piuttosto che amare
la condivisione della mia esperienza con gli altri e l'essere affascinato dall'idea di trasmettere la mia passione ai giovani. Ovviamente tutto ha punti deboli e in questo caso è magari la poca esperienza pratica nell'insegnamento, potrebbe essere, no? Tutto ha comunque delle opportunità. Nel mio caso sono state la formazione continua che mi entusiasma sempre, ma dall'altro lato ci sono anche delle minacce. Il lavoro di insegnante può essere molto stressante, sicuramente. Ci sono molti candidati e la concorrenza per i posti di insegnante può essere molto alta. Questo è giusto per leggerne qualcuno. Dopodiché abbiamo assegnato agli alunni questo compito per casa, che in realtà è risultato essere un compito molto semplice. Adesso ne vedremo qualcuno in maniera molto anonima, chiaramente. È stato semplice, gli abbiamo lasciato comunque qualche giorno a disposizione. Ve ne leggo qualcuno e poi vi racconto cosa è successo. Questo alunno in particolare ha scelto, il suo sogno, è quello di intraprendere gli studi di scienze degli alimenti. I suoi punti di forza sono sicuramente la passione che coltiva, la scelta di questa scuola. Ripeto che è un alberghiero, per la materia di alimentazione. Ci sono stati dei punti deboli come i costi a sostenere, ovviamente, quelli universitari ed altro. Le possibilità sono riuscire ad aprire una propria attività, lavorare con persone di aiuto e aiutare le persone che sono in difficoltà. Poi ci sono stati dei pericoli, come le spese, ovviamente. E durante la lettura, premetto che abbiamo lasciato gli alunni molto liberi di scegliere chi doveva raccontare e chi no. Ovviamente sapevamo l'alunno in questo caso che non avrebbe avuto il piacere di raccontare la sua analisi SWOT e così è stato. Non c'è stato alcun tipo di forzatura per questo. All'inizio, ma come sempre, c'è stato un momento di timidezza, no? E come sempre è stato seguito da un momento di euforia, dove c'è stato comunque un ascolto molto partecipato, delle domande, però anche gli altri, insomma, non vedevano l'ora di poter raccontare il loro sogno. Quando gli alunni hanno raccontato, sono venuti fuori molto facilmente, nonostante, ecco, ripeto, l'esercizio molto semplice, anche molto, molto scaletta, no? Può sembrare anche una lista della spesa. In realtà c'è stata una sorta di autobiografia, potrei chiamarla, una narrazione, perché terminato di leggere, c'è chi ha raccontato di aver sofferto di disturbi del comportamento alimentare. E che quindi questa scuola e tutte le conoscenze fanno al caso suo. E la scelta, il sogno che è chiaramente influenzato da questo momento di vita avuto. E è stato un momento realmente toccante. Un altro alunno ha raccontato che in realtà ha fatto fatica a realizzare questo compito. Perché per lui ciò che è necessario è trovare un lavoro il prima possibile, perché ha necessità di andare dalla sua fidanzata che vive lontano da qui, perché è l'unico componente che lo sente come famiglia, perché ha perso la mamma e con il papà non va d'accordo. Tutto questo è uscito da un lavoro che può sembrare banale, i ragazzi si sono commossi, noi anche, l'esperienza è stata forte, tenete in considerazione che sono alunni grandi, nel senso che comunque fanno un quarto superiore, ma che allo stesso tempo, un po' come accade frequentemente, la classe è un po' divisa in due gruppi, non che vadano in disaccordo o insomma stanno molto bene, è veramente una gran bella classe. Però questa esperienza ha permesso
a tutti di conoscere tutti, noi compresi. E il contagio emotivo lo abbiamo ampiamente toccato e forse anche superato. Io una domanda, hai qualche suggerimento per chi magari volesse avere questa, diciamo, ripetere questa attività nelle loro classi? Come puoi stimolare l'espressione degli studenti, quindi metterli a loro agio per riuscire a farli condividere le loro storie di vita, alla fine la loro autobiografia, come è successo a te in classe? Raccontando la mia. Ok, ottimo. Proprio... Dare l'esempio. Grazie Simon, perché mi hai dato modo di chiarire anche il perché io avessi raccontato la mia. Se io non mi racconto, se io non mi metto un po' a nudo, non posso aspettarmi da loro che lo facciano. Se io non mostro i miei errori, non chiedo scusa quando sbaglio, non posso pensare e aspettarmi che loro lo facciano. Anche mostrare le mie paure, no? Tutto quello che ho messo è vero. Comunque sono sentimenti che ho provato quando ho preso questa carriera e sicuramente mi sono messa sul loro piano in un certo senso, sia a livello didattico che emotivo, perché le ho ricordate queste emozioni, non sono neanche poi così lontane, ecco. Tra l'altro, se posso aggiungere, alla fine essere empatici, quel famoso dobbiamo essere docenti empatici, è proprio perché l'empatia la insegniamo ancora di più e chiaramente in maniera più facile se la sperimentiamo in prima persona, quindi proprio come dicevamo, essere modelli di empatia fa anche questo, quindi non solo nelle attività strutturate ma anche proprio nel nostro comportamento, quindi assolutamente super d'accordo. E colgo l'occasione, dimmi. Sì, questo rientra nelle difficoltà di cui parlavamo, che Diretta diceva, ci sono delle professioni come magari anche quella dell'insegnante dove bisogna imparare a regolare l'empatia, tipo ok, arrivo a un certo livello, sono pieno, basta, empatia altrimenti diventa troppo difficile, quindi cercare di insegnare l'empatia attraverso l'essere meno empatici o essere capaci di regolare, non è facile immagino. No, non è facile, però insomma è la base per iniziare a insegnarle queste competenze, perché d'altra parte se non lavoriamo noi docenti per primi su noi stessi è chiaro che poi diventa difficile poter insegnare a qualcun altro, che in questo caso sono i nostri alunni, a poterlo fare. E dicevo, coglievo la palla al balzo perché questa attività, che secondo me è splendida, si presta benissimo a essere traslata anche su altri gradi. Nello specifico, per chi fosse al primo grado, se avete classi terze soprattutto, ma anche con ragazzi più piccoli, ma per le classi terze del primo grado, essendo magari in prossimità dell'orientamento anche per la scelta della scuola, andare a fare questo tipo di attività di conoscenza di sé, quindi è tutto insomma un lavoro utile per il loro futuro, perché diciamocelo, quando eravamo noi piccolini, ora penso a me stessa, la scelta della scuola è stata un po', non dico imposta dai genitori, ma quasi, perché d'altra parte, insomma, se da piccoli non impariamo a conoscerci, a sapere cosa vogliamo davvero fare, quali sono i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza e come migliorare i nostri punti di debolezza, è chiaro che siamo penalizzati. Se invece a scuola lo impariamo, siamo sicuramente un passo avanti. Assolutamente, questo è fantastico e questo lo ricordo sempre, feedback sono super importanti, perciò se avete dei feedback sui webinar, sulla piattaforma, su Frid, su tutto quello che volete, soprattutto quelli negativi, scriveteceli perché sono super super utili. Tante persone magari si fanno remore a scrivere qualcosa di negativo perché dice no, se qualcosa di negativo non dico niente, che è più cordiale. No, servono tantissimo, anzi, mi sono stracontenti di ricevere feedback negativi perché vuol dire che a qualcuno importa. Io intanto manderei una prima poll, per esempio questa qua, per chi magari non è abituato ai miei tipi di webinar, io voglio creare il più interazioni possibile, perciò se avete delle domande, questa è un po' una chiacchierata tra professori, perciò se avete delle domande scrivete una sezione Q&A o direttamente nella chat, vedo feedback negativo fantastico, grazie, se avete qualche commento, anche solo se volete dire qualcosa e comunicare con noi, non fatevi remore, scrivete domande, Q&A, chat, quello che volete. All right, let's go on.
Ci sono altre domande per Diletta o passo e vado avanti? Iniziamo con l'altra attività. Io ricordo che c'è una checklist che mi ha detto, ah, non mi devo dimenticare la Grazie. checklist, giusto? Ta-da-da-dan. Mi hai battuto sul tempo, Simon. Intanto condivido i risultati della pool e arrivo con la checklist. Quindi abbiamo un 35-35-30% primario, primo grado e secondo grado. Interessante, interessante, abbiamo poi tutto. Ok, e qua invece c'è la checklist. La checklist è assolutamente necessaria per chi volesse attuare questo tipo di attività in altri gradi, perché potrebbero essere domande d'aiuto, no? Per i E ragazzi. come l'hai utilizzata? Tanto per capire. Allora, nel nostro caso non è stato necessario, perché io ho portato l'esempio e sono in un quarto, però immagino, un po' come diceva Cristina, che se volessimo portare questa attività in un primo grado, adesso leggo qualche domanda così, qual è il tuo obiettivo principale nel raggiungere il tuo sogno? Quali sono le tue competenze? Che cosa ti piace di più di questo lavoro? Sono tutte domande fattibili e comunque appena rimodellabili in base agli alunni che abbiamo davanti. Poi chiaramente ogni contesto è differente, però sicuramente possono esserci d'aiuto e potremmo avere una lezione semi pronta. E sono fortemente d'accordo con Cristina. Questo è il periodo adatto per fare una lezione di questo tipo, perché credo che l'orientamento, il vero significato dell'orientamento è questo, cioè orientare in base e valorizzare, no? In base all'alunno che abbiamo davanti. E non è la pubblicità, il mostrare le scuole che abbiamo nel territorio, ma è proprio condurre lo studente verso la scelta più appropriata. Esatto, tra Ok, io l'altro. mi sento, se posso, ho un sacco di cose da dire che voglio dire. No, sull'intelligenza emotiva, una cosa che ho letto tempo fa e che mi è venuta in mente adesso, intanto che parlavi di scuole di altro grado e di cercare di capire appunto anche come si sentono i nostri ragazzi, gli alunni, no? Una cosa interessante che è stata studiata, è stata utilizzata e sperimentata negli Stati Uniti d'America. Invece di fare l'appello, quindi chiamare il nome presente, no? Invece di fare l'appello in quel modo lì, quando viene chiamato il nome, si sa, cioè, quindi si concorda precedentemente, prima con la classe si spiega, poi si comincia a farlo un paio di volte, poi diventa routine, che la persona risponde con un numero che equivale, quindi da 1 a 5 o da 1 a 10, dipende dalla scala che si vuole scegliere, che equivale a quanto felice si sente. Quindi 10 è il Bellissimo. massimo della felicità, euforico, e 1 invece è la tristezza, depressione più assoluta. E questo dà all'insegnante la possibilità di rendersi conto di che classe davanti, sono tutti stanchi, sono tutti un po' giù, sono tutti, invece sono tutti euforici, esaltati per la lezione di prima. Perciò può essere molto utile anche per l'empatia. Mi hai fatto venire in mente, Simon, che nella lingua dei segni al proprio nome viene associata una passione, una caratteristica, che so, amo fare le fotografie e quindi il gesto della fotografia è associato al mio nome. E anche questo è un ottimo, insomma, modificato, potrebbe essere un ottimo modo anche per conoscersi un pochettino di più. Carino, molto carino comunque. Sì, Ho molto letto che c'è interessante. qualche commento. Sì, qualcuno alla primaria che faceva proprio così l'introduzione. Effettivamente sì, è una pratica molto bella, dovremmo portarla fuori dalla primaria e continuarla anche negli altri gradi, perché d'altra parte ci rendiamo conto che arriviamo in primo grado e secondo grado convinti che i ragazzi ormai conoscano le emozioni e invece tante volte neanche conoscono quelle primarie. Quindi assolutamente può essere una bella pratica, una bella routine da inserire durante la quotidianità scolastica, questo sicuramente. Optimus, Optimus. Ok, parlando di riconoscere le emozioni, c'è una buona attività che Cristina ci vuole portare, perciò vamos, spero che la prossima slide Va sia quella bene, giusta. vamos. Yes! Giusto. Vediamo, sì, è quella giusta.
E a me fa un po' sorridere subito perché io adoro Charlie Chaplin, va bene. E che cosa ho pensato? Parlando di contagio emotivo, di empatia, l'immagine veloce, rapida, il collegamento che mi viene in mente è quello di quando guardiamo un film che siamo emotivamente coinvolti tante volte, oddio, non tutti, però molti di noi sono emotivamente coinvolti quando vedono determinate scene e quindi chiaramente il contagio emotivo si manifesta lì nel riuscire a provare l'emozione che sta provando il protagonista, ad esempio, o comunque il personaggio in questione, così come quando ascoltiamo magari il racconto di una persona a noi cara e vive un'emozione, la capacità proprio di viverla anche noi, chiaramente quella è la prima forma di contagio emotivo. E quindi mi sono domandata come potevamo rendere quelli che a volte facciamo come cineforum o comunque attività di visione di film, che mi spiace dirlo, ma a volte sono prese e lanciate lì o a volte strutturate bene con delle schede di film, eccetera, però che hanno una valenza tutta cognitiva, meramente didattica, come invece portare una connotazione anche per sviluppare l'empatia. E quindi in questo caso l'idea qual è stata? Utilizzare un film muto. Come sapete, Charlie Chaplin è il re dei film muti. E che però chiaramente hanno delle basi musicali molto forti che accompagnano anche un po' il racconto e anche l'emotività, chiaramente. E ora l'idea è stata quella proprio di partire da una specifica scena. Apro e chiudo una parentesi, l'attività può essere pensata anche su film con dialoghi, magari non prendendo l'intero film, ma focalizzandosi su determinate scene anche dopo averlo visto il film. Però può essere un'attività per andare proprio a stimolare i ragazzi da questo punto di vista. Quindi, che cosa ho previsto? Io ho scelto una scena ben definita che al suo interno chiaramente conteneva piccole sequenze. Quindi la scena è unica, ma chiaramente frammentata in più sequenze perché la andiamo a frammentare sulla base dell'emozione che il regista o comunque che il protagonista vuole trasmetterci o che il protagonista prova e quindi quello che a nostra volta dovremmo provare. Sulla base di questo ho fornito ai ragazzi una checklist di domande che avrete, vi perdoneremo. E questa checklist che cosa prevede? Prevede di partire da un'analisi di ciò che è accaduto, quindi dal tradurre quello che la scena sta dicendo, perché essendo una scena muta, questo mette chiaramente i ragazzi in difficoltà. E ora vi dico a che classe ho sottoposto questo tipo di attività. Era una classe, e una classe seconda, e su con cui io lavoro tanto su empatia, comunque su tutto il discorso delle emozioni. E vi spoilerò già la fine dell'attività. Non è andata bene come pensavo. Io mi aspettavo di aver lavorato così tanto e abbastanza bene su questi temi da avere dei risultati eccellenti dai ragazzi, ma questo non è avvenuto. O meglio, che cosa è accaduto? La scena non è stata subito compresa, quindi il non avere i dialoghi per molti di loro è stato faticoso, nonostante comunque penso che voi conosciate Charlie Chaplin e alla fine il film che ho proposto loro era City Lights e comunque molto chiaro, vi ho proposto la scena in cui c'è l'incontro fra il protagonista e la ragazza cieca. E la scena qui, vista la prima volta, vista la seconda volta, ha segnato a loro questa checklist di domande. Io ve la leggo al momento, giusto per darvi un'idea di come strutturare questo tipo di attività. E quindi, cosa sta comunicando il regista? Scusate, cosa è accaduto nella scena? Era la prima domanda, e quindi chiaramente hanno osservato e descritto quello che secondo loro era accaduto. E già qui ci sono state alcune difficoltà, come vi dicevo. Successivamente la seconda domanda era cosa sta comunicando il regista, dividendo però in che cosa? Nelle varie sequenze, quindi sequenza 1, quindi il primo pezzettino della scena, secondo pezzettino della scena e così via. Così per ogni sequenza loro dovevano indicare quello che secondo loro era l'intento comunicativo del regista. A questo punto siamo passati a quale emozione voleva trasmettere all'utente, e sempre dividendolo per le varie sequenze. Successivamente, cosa sta provando il protagonista? E in questo caso
che cosa gli ho dato per aiutarli? Gli ho dato ora magari Simon ce lo proietta, gli ho dato un'immagine costituita da diverse piccole, no aspetta, vai sull'altra, quella di Ekman, con le immagini delle facce. Ok. Questa qui, gli ho dato questa qui perché? Perché nella domanda c'era proprio quella di riuscire poi a dare anche a descrivere, quindi a capire qual era l'emozione del protagonista. Servendosi chiaramente di questo tipo di supporto, loro potevano magari, capendo come si muoveva il volto del protagonista, capire un attimo l'emozione provata. In più, e ora Simon torna su quella la ruota, avevo fornito loro anche questa ruota delle emozioni che vi lasceremo anche. Perché? Perché tante volte quello che vi dicevo, facciamo fatica noi anche adulti a dare i nomi alle emozioni secondarie e terziarie. Conosciamo benissimo paura, felicità, rabbia, ma tante altre emozioni, facciamo fatica a dargli un nome. Quindi questa ruota è stato un supporto ulteriore per i ragazzi per potersi orientare e identificare quali fossero le emozioni. Successivamente, ripensando alla scena, hanno dovuto esprimere cosa loro hanno provato sequenza per sequenza, dando un nome a quella che pensavano fosse l'emozione da loro provata. E qui c'è stato veramente il disastro, perché fra le emozioni che pensavano provasse il protagonista e le loro, c'è stata una veramente ci sono stati alcuni ragazzi che sono andati completamente in confusione, non sono stati in grado proprio di riconoscere né l'emozione provata dal protagonista e né di descrivere veramente la loro. A questo punto la domanda successiva era quella di cercare di descrivere fisicamente come si manifestava quell'emozione su di loro. Quindi per ogni scena avevano indicato appunto l'emozione provata e hanno provato a descrivere sul loro corpo i cambiamenti. Quindi gli ho detto di provare a descrivere cosa accade sul viso, quindi sul fronte, sopracciglia, palpebre, bocca, come cambiano la pelle del corpo, se magari si riscalda o se sentono magari la pelle d'oca, sensazioni interne come pulsazioni del cuore che aumentano, respiro magari che aumenta, la muscolatura addominale che si contrae, perché e queste indicazioni sono state fondamentali, senza le quali loro non erano assolutamente in grado. Io in un primo momento non gliele ho fornite, volevo veramente vedere quale fosse il livello di partenza. Queste indicazioni su viso, pelle, sensazioni interne, le ho date successivamente, durante lo svolgimento dell'attività, quando ho realizzato che erano fortemente in crisi. Siamo arrivati a fare anche il mimo con le facce, perché non riuscivano davvero a capire cosa cambiasse sul loro volto quando provano una determinata emozione. Abbiamo immaginato di essere arrabbiati e quindi mimato l'emozione della rabbia sul viso e cercato di determinare che cosa cambia sul viso. E lo schema delle immagini, di praticamente la teoria di Paul Ekman, praticamente delle microespressioni, è stata molto d'aiuto per loro per orientarli. Quindi un suggerimento è quella sì di dargliela, però potrebbe anche essere un'idea quella di dare le cose man mano in aiuto qualora non riescano. Questo può essere un altro modo di interpretare l'attività. Poi, se non Infine, l'ultima sbaglio, domanda. scusa un attimo, ma di quelle immagini che abbiamo proiettato prima, anzi, queste, se non ricordo male, questa è parte di un film che ha Sì, usato Paul l'attore Ekman sì, come. Lie to Me, Lie to è Me, ok, sì. una serie TV, sì, bellissima Una serie TV. Mi peraltro. ricordo che ho visto qualcosa del genere. Ah, questo Sì, è. sì, Ed era molto sì, sì, sì. ben fatta, proprio perché è Sì, basata su una Paul Ekman, bella lui ha serie, assistito le. una Ok, bellissima quindi se serie. volete capire di più come identificare le microespressioni del viso, quelle che compaiono solo per un momento e poi scompaiono, e capire come funziona, quella è una bella serie TV. Sì, quelle sono Omettiamo proprio che per le passa la registrazione. microespressioni. Comunque questa Però attività, secondo me, sì. è fantastica. Il riuscire anche solo, questa è l'educazione alle emozioni, praticamente Sì. riuscire a far capire ai ragazzi quali sono i lati consci, praticamente portare nel reame del conscio tutto quello che sono le emozioni, o tutti gli aspetti delle emozioni, quindi, come dicevi, la contrazione dei muscoli facciali, tutti gli aspetti, no, sai, tante volte questo rimane nell'ambito del subconscio. Capisco che la mamma è arrabbiata, ma
non saprei identificare il perché capisco che la mamma è arrabbiata, no? Lo so, perché l'ho vista tante volte. Però questa diventa Vorrei un'ottima educazione da aggiungere, dare, parlando di soft skills. vorrei dire una cosa molto importante e nello stesso tempo spezzo una lancia a favore degli alunni che non sono riusciti in questa attività. Ricordiamoci che noi veniamo da 2 anni pieni di mascherine, dove Vero. per noi sono 2 anni, sono vitali, ma per loro è una concezione di tempo un po' più importante. Ok, a maggior ragione per il primo grado, per tutti, ma a maggior ragione primaria e primo grado, dove non c'è stato l'allenamento Vero. e è qualcosa di sconvolgente. Penso anche al bambino più piccolo. Oggi non abbiamo nessuno dell'infanzia, no? Ma chi è nato proprio nel 2020, 20, anche 19, 18, to, che hanno vissuto i primi anni della loro vita guardando gente da qui, non riconoscendo assolutamente alcun tipo di emozione. Verissimo. Se io non riesco a vederlo in un momento così importante della mia vita, ripeto, soprattutto per i piccolissimi, come posso essere in grado di riuscire a trasmetterlo o di capirlo nel momento in cui liberi tutti? E quindi lavoriamo tantissimo su questo. Sapete adesso cosa fare in classe. Tra l'altro, potete concludere l'attività facendo rappresentare con un disegno una o più delle emozioni provate, in modo insomma proprio anche da andare a lavorare anche su quest'altro aspetto. E un consiglio che vi do è poi questa attività di rifarla dopo aver avuto il confronto in classe. Noi, dopo questa attività, ho invitato chiaramente chi voleva subito avere il confronto a leggere le proprie risposte davanti alla classe, le abbiamo commentate, discusse insieme e ci siamo accorti di quanto erano diverse le risposte e allo stesso tempo per alcune invece di quanto erano riusciti invece, quelli che erano riusciti a identificarle, effettivamente avevano identificato le stessissime cose, le stessissime emozioni, lì proprio c'è stato quel contagio emotivo, non per tutti, come abbiamo detto, però qua per esempio vedete questa ragazzina che ha disegnato la commozione e l'ha disegnata così, o quest'altro ragazzino che ha provato a disegnare due emozioni che quella scena gli ha suscitato, un momento di tristezza o comunque di commozione, appunto, no, perché tristezza qui mi aveva detto che era commozione anche lui, anche se l'ha fatto blu tristezza. E un po' di gioia quando ha la scena comunque finale, fa ridere tutti quanti perché si conclude con questo vaso di acqua che arriva in faccia al protagonista e quindi insomma suscita una risata generale. Che altro dirvi di questo? Ripetere l'attività con loro è servito proprio riguardando il film, a ognuno di loro a ragionare su quelle che erano state le loro prime impressioni, non solo dal punto di vista proprio di comprensione della scena e quindi proprio del linguaggio visivo, iconografico che loro non sono abituati a vedere senza un dialogo e successivamente anche a vivere diversamente le emozioni, perché capendo meglio quello che era il film, chiaramente sono riusciti anche a vivere diversamente le emozioni, quindi è stato anche proprio di comprensione. Quindi provateci perché davvero può essere interessante. Provate anche con altri film, sperimentate, fateci sapere Interessante, poi. come utilizzare i film in classe, film muti poi tra l'altro, quindi questa sarebbe una domanda che magari mi piacerebbe fare una poll, quanti di voi utilizzano i film in classe? O magari scrivetelo nella chat se va, quanti di voi utilizzano i film in classe e magari collegati alle emozioni, quindi magari empatia in particolare, ma anche magari nella didattica delle emozioni, delle soft skills anche in generale. Ok, altra attività invece che, o meglio, altra pratica che ho visto nelle vostre note, che ho detto, se c'è tempo extra, possiamo parlare dello yoga della risata. Già, Ok, questo è quello interessante, sono curioso da fare. è un altro bel sistema per avviare quel contagio, perché è facile pensare al contagio emotivo quando pensiamo
o la tristezza forse, no? Quando qualcuno è triste, magari sta piangendo, ha delle manifestazioni fisiche, anche noi viviamo quella sensazione in maniera facile, ma lo stesso avviene poi con la risata, perché quando noi vediamo qualcuno che ride, soprattutto con una bella manifestazione fisica, non ditemi che non sorridete anche voi, cioè è spontaneo, è proprio contagio emotivo quello. E un'attività, tra l'altro, molto divertente da proporre perché si può, chiaramente, allora uno dovrebbe farsi una piccola formazione a riguardo, non è che uno entra in classe così e spara lo yoga della risata, iniziamo a ridere senza senso, no, anche lì vanno un attimo strutturate le cose. Però sicuramente un consiglio che si può dare qual è? Sicuramente ci sono diverse strategie. Allora, una cosa molto carina può essere quella di dividere in piccoli gruppi, ok? E iniziare. Stavo vedendo dei commenti intanto che mi hanno un attimo distratta, vedevo di Inside Out, quindi mi volevo un attimo collegare, che è vero, quello è un altro bel film, anzi animazione in realtà, che Geniale. effettivamente sì, è fantastico, fantastico, geniale. E dicevo, tornando al discorso dello yoga della risata, è una pratica molto divertente. Quindi dicevo, ci si può dividere in gruppi e non lavorare da subito in gruppo, ma si dividono i gruppi in base chiaramente alla numerosità della classe. A questo punto, l'insegnante può posizionarsi anche non al centro del cerchio dei gruppi, io cerco di immaginarvi. Avete i gruppi, ovviamente dovete immaginare di non essere in una classe con i banchi fisici, magari questa è un'attività fatta da fare più in palestra o ancora meglio all'aperto, possibilmente, anzi, proprio variare l'ambiente di apprendimento sarebbe l'ideale, anche proprio per questo genere di attività, tante volte funziona molto bene essere fuori dalla classe così come sono abituati a viverla. E quindi immaginatevi di creare dei piccoli gruppi, messi tutti quindi in cerchio con l'insegnante che fa parte del cerchio, ok? L'insegnante è quello che inizia e dà, diciamo, i comandi, fa un po' da guida in questi, una serie di esercizi che normalmente si fanno. Allora, uno di questi può essere appunto quello di partire dicendo: benissimo, adesso camminiamo per la stanza e i gruppi fra di loro devono cercare di non perdersi di vista con lo sguardo e man mano sorridersi, quindi praticamente iniziano a sorridersi fra di loro. Ovviamente poi c'è il fattore distrazione, quindi chiaramente ogni gruppo camminando per la palestra, immaginatevi, e cercando di non perdersi d'occhio a livello visivo, già inizia a sviluppare dell'ilarità, perché chiaramente già questa situazione in sé per loro è da del ridicolo, ok? Io Anche se già rido lo solo ascoltandoti. sì, anche se poi non è solo così. A una certa, man mano, l'insegnante dice: ok, ora fermatevi e guardatevi negli occhi, provate a non ridere e si parte quindi seri. Ovviamente questa cosa non avviene quasi mai, quindi bisogna un attimo riprendersi e si chiede tante volte di prendere la mano dei compagni, ok, per cercare di equilibrare il battito cardiaco, prendendosi polso con polso in questo modo e cercando di regolarizzare il respiro. Quindi, partendo da questa situazione, che cosa accade? Che inizia il contagio dello stato d'animo, in quel caso di serenità, e poi pian piano può cambiare ancora il comando. Cioè, questa è una cosa che è il docente che man mano varia per contagiare. Quindi, che cosa si può fare a quel punto? Fatto questo tipo di momento di calma, si chiede ai ragazzi, ad esempio, di sedersi, quindi sempre una cosa molto bella è il contatto. Allora, prima abbiamo iniziato col contatto visivo, ora siamo con il contatto con mano-polso. Si può anche fare un tipo di contatto mano-pancia. Si chiede di sdraiarsi a terra. Io consiglio sempre di farlo a gruppi, ma è anche bello fatto tutta la classe insieme. Dipende da quanti sono gli alunni, da quanto uno è in grado di gestire la classe per intero in una situazione di palestra, se c'è un docente di sostegno in compresenza, tanti fattori da valutare. Fatto sta che quest'altro esercizio molto carino è quello di mettersi seduti inizialmente, schiena contro schiena,
piena, quindi i vari gruppi diventano praticamente gruppi da due poi, perché si guarda poi con i compagni che si ha di fronte, poggiati all'altro compagno che fa da schienale. Ci si continua a guardare, gli si richiede quindi il contatto visivo. A questo punto uno può chiedere di iniziare anche a ridere, quindi iniziate a ridere. Allora, i bambini lo fanno in maniera facilissima, cioè loro ce l'hanno proprio nel DNA, la risata. Con gli adulti è molto più difficile, tante volte uno si imbarazza, non riesce a lasciarsi andare, ma a loro viene molto bene il fatto di riuscire, anche se ci sono delle eccezioni, ci sono i ragazzi più introversi o le ragazze più introverse che spesso si sentono stupide nel far questa cosa, e la parola giusta è proprio sentirsi stupido, e non si lasciano andare in un primo momento. Però pian piano riescono a lasciarsi andare e quindi a farsi poi contagiare dall'emozione generale, perché poi diventa un'emozione di risata. Quindi si inizia con queste risate che sono quasi forzate, quindi proprio ha ha, e devono ripetere come il docente. Poi diventa ha ha ha, e si va a potenziare sempre di più questa cosa fino a quando non diventa una reale risata. Quindi si parte da una risata indotta. Ha ha! Fatelo anche voi a questo punto, proviamoci, divertiamoci. Ha ha, poi ha ha Cominciamo. ha. E poi si va con le risate sempre più frequenti fino a quando non esplode la risata. A quel punto bisogna anche essere in grado di ricomporre, quindi ok, ritorniamo, si cambia posizione e ci si può sdraiare in questo caso mettendo la mano sulla pancia del compagno, come vi dicevo. In questo caso è carino farlo proprio in cerchio, in realtà è molto bello. E anche lì si parte poi con che cosa? Con quello che è il riconoscimento della risata a livello fisico. Quindi si parte con sempre ha, 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 e si sentono le vibrazioni proprio della pancia, il respiro come cambia. E anche questo, diciamo, è un altro esercizio molto carino che rende anche gli alunni fra di loro. Crea, oltre a un discorso di contagio emotivo, di empatia, si va a lavorare tanto anche sulla relazione, un po' come tutti gli esercizi teatrali, diciamolo, che andrebbero fatti per stimolare tanto la relazione tra gli alunni. Va bene, comunque, questi sono piccoli esempi veramente lanciati, però sarebbe bello magari parlarne in maniera un po' più strutturata, raccontare delle attività proprio strutturate per bene. E l'altra cosa che vorrei aggiungere in questo momento, dopo aver fatto questo tipo di contatto, quindi contatto visivo, contatto mano-polso, contatto schiena e di nuovo occhio e mano con la pancia del compagno, di solito ci si può anche rialzare e iniziare a camminare occupando lo spazio, e occupando lo spazio sempre a una certa arriva il comando del docente o di chi sta facendo insomma l'attività. E si ricomincia con il discorso della risata, sempre pian piano, pian piano, pian piano, sempre più fragorosa, e a una certa la si lascia proprio libera, cioè non si dice più stop, e si inizia a ridere per minuti. Si vede quanto dura, cioè si parte con risate corte, perché qual è lo scopo poi? Arrivare a fare minuti interi di risata. E io quando l'ho sperimentato e siamo arrivati a fare anche 15-20 minuti di risata, fa male tutto, è come una sessione di palestra, cioè, quindi, Invece fai addominali, lo yoga da risata. ma veramente, non sto scherzando, non sto scherzando, e però è bello perché fa proprio sperimentare in maniera positiva, in maniera divertente soprattutto, il contagio emotivo, perché io guardo gli altri e guardare l'altro che poi mi fa sciogliere, mi fa dimenticare che sto facendo un'attività, mi sta facendo dimenticare che sono stupido nel farlo senza un motivo, e vado, seguo il gruppo, seguo chi lo sta facendo. Poi ci sono veramente tantissimi esercizi che si possono fare a corpo libero e quindi chiaramente muovendosi da soli nel gruppo, a gruppi tutti insieme. C'è da esplorare un mondo nello yoga della risata. Ma ci sono anche persone che lo fanno proprio per mestiere. Io invito sempre i docenti magari a mettersi in contatto con chi lo fa per professione, perché noi possiamo improvvisare, se vogliamo, delle attività sulla falsariga di quello che abbiamo imparato, però chiamare un professionista, perché ce ne sono, insegnanti di yoga della risata, secondo me può essere una bella esperienza da far vivere non solo alla primaria, perché alla primaria viene fatto, ma anche negli altri gradi, soprattutto al secondo grado.
Perché la seconda Guarda, Cristina, mi permetto di aggiungere un po' come hai raccontato tu, no? La ragazzina o il ragazzino, insomma, che c'è, che si sente stupido nel fare questo tipo di attività, sono poi sentimenti che ritroviamo in alcuni docenti quando facciamo corsi di formazione, che giustamente, perché sono sempre felice che se esprimono, insomma, un loro disappunto o comunque una loro perplessità. E ci dicono, ma io non ho tempo di fare questo, il programma non c'è tempo. Allora, ricordiamo, numero uno, che il programma non c'è più. Ricordiamo che c'è la didattica, benissimo, ben venga. Ricordiamo però che questo non è tempo buttato, ma è tempo investito, perché sappiamo bene che in un clima, se non c'è un clima positivo, se non c'è una relazione, che poi clima positivo vuol dire anche avere degli screzi all'interno della classe, non che tutto debba sempre filare liscio, ecco. Ma se non c'è questo, voglia noi a parlare di apprendimento significativo, non lo è, non è così. Quindi ricordo che è tempo investito. assolutamente, curare le emozioni Assolutamente. dei ragazzi è un qualcosa che poi gli permette di imparare meglio, perché alla fine si sa che imparare divertendosi funziona molto meglio rispetto che imparare frustrandosi, perciò quello andrebbe altamente evitato. Quindi investire nelle emozioni, anche solo nelle relazioni tra i ragazzi, quello è sicuramente qualcosa che aiuta. E potrebbe essere, magari questa è una delle attività che sarebbe ottimo fare quando si formano nuove classi, se ci sono magari, se due classi si mischiano, se ci sono appunto nuove dinamiche nel gruppo degli studenti, quello potrebbe essere un ottimo modo per cominciare a farli interagire, no? Mi è tolto di bocca il fatto che questo tipo di attività può essere spendibilissimo anche per iniziare a lavorare sul team building, e quindi un'altra delle soft skills, quindi la capacità di saper lavorare poi in team. Quindi il team building è in classe, però saper poi lavorare in team dipende dal saper relazionarsi agli altri, e quindi assolutamente sì, questa può essere una bella attività da proporre. Assolutamente, l'accoglienza fantastico, può essere veramente un bel modo anche per il docente di entrare subito in empatia con i propri alunni, può essere davvero bello. Fantastico. Ok, direi che oggi abbiamo sviscerato un paio di attività, abbiamo dato qualche suggerimento. Io sono rimasto colpito, non sapevo che ci fosse tutto questo mondo della risata, dello yoga, della risata. Devo fare qualche ricerca. Questo sarebbe interessante. Perciò io ringrazierei tutti i partecipanti che ci hanno seguito, che sono rimasti con noi. Direi che vi ricordo, magari se siete arrivati in ritardo, che tutto questo viene registrato, caricato, anche tutti i materiali, la presentazione e altri materiali che il nostro professoresse hanno già creato. Io in realtà non l'ho mostrato, però è già presente. Saranno condivisi su Freed, perciò se non conoscete ancora Freed, non siete iscritti, iscrivetevi subito. Freed con 3, Free Education, e li potrete trovare lì. Quindi se voi andate su Freed, cercate nella barra di ricerca Spritz Soft Skills e troverete tutto. Per il resto, grazie mille Cristina, grazie mille Diletta. Preavviso che ci saranno altre puntate di questo Spritz of Skills. Vedremo, chiederemo a voi utenti come se vi è piaciuto, quanto vi è piaciuto, quanto lo raccomandereste. Fateci sapere, ci sarà una pool alla fine di questo webinar che comparirà. Grazie mille a tutti e io vi auguro una buona serata e saluti da Zanzibar. Buona vacanza e ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao ciao.